Credevo fosse l'amministratore. Scusate, abita qui il signor Martoni? Martoni è partito. È lui Martoni. Ah, sì. Siete voi Martoni. Seguitemi. Io? Perché? Perché? E che ne so? Come che ne so? Dico... Si qualifichi, scusate. Ah, io sono brigadiere. Brigadiere di che? Di pubblica sicurezza. Di Roma? Di Roma, di Roma. E siete venuto a prendere me? Sì, signor. Da Roma? Da Roma. Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? Ha rimasto a segno voti in tutta Italia. Lo dicevo io. Vabbè. Me ne voleva dare uno anche a me. Ah, sì. Vabbè, a lei volevo firmare l'assegno perché poi avrei fatto il deposito domani sera col primo incasso del debutto a Milano. Ah. Ecco. Ah, ecco. Ecco, appunto. E si deve andare per forza, sì, via. Dal commissario. Sì, ma un momento, io devo avere 37.500 lire. Sì, vabbè, il mio amministratore già ho telefonato, io le porterò. E mi si porta via pure la penna. Oh, scusi, non ci avevo fatto caso. Allora, andiamo avanti. Vabbè, io sono... No, no, in questo caso io sequestro la valigia. Come? Lui sequestra la valigia? Come? Che? Ma lei è brigadiere. La valigia la deve sequestrare lei, no? Io la devo sequestrare. Appunto, dico, tenga. Mi prendo. Giovanotto, andiamo, va. Ma insomma... Il mio amministratore viene adesso e gli dai i soldi. Anzi, mi faccio... Giovanotto! Vado a parlare con me, ma non sono diverso. Mi sono spiegato. E basta, dai, guarda che non c'è altro. Seguiti, su. Vabbè, ma mica deve far così lei, scusi, brigadiere. E che è? Si è ammattito? Oh! Scusi, dai. Arrivederci. Dai, avanti, su, su, andiamo! Che c'è da fare? Avanti, su! Ma Dimbo, quel brigadiere, che brigadiere è? Ma che è successo? Quanto manca la partenza? 4-5 minuti. Siamo rovinati. Eccoli! Ah,